Ciao carissimi e benvenuti su Digital Best. Avete caldo? Iniziate a sudare pure a casa? Ma non siete mai contenti. Vabbè, dai, non disperate, eccomi un'altra volta in vostro aiuto, con una guida sui migliori ventilatori per ogni esigenza. E mi sono impegnato così tanto nella ricerca e selezione che sono convinto diventerà la tua guida definitiva e punto di riferimento per l'acquisto del giusto ventilatore per ogni ambiente della casa, luogo di lavoro o di studio. Come sempre vi lascio tutti i link che ho selezionato tra le migliori offerte di Amazon proprio qui sotto nella descrizione del video. Circa 3 anni fa ho acquistato il ventilatore a piantana Rowenta Turbo Silence e da quel momento ogni estate offre conforto dalla calura estiva in casa mia, sia di giorno che di notte. Infatti questo ventilatore, oltre ad offrire 4 velocità classiche, di cui una è il Turbo Boost con il quale genera un forte vento, utile negli ambienti ampi come saloni e verande, possiede anche la modalità Silent Night, nella quale il ventilatore produce un leggero e confortevole movimento di aria con il minimo del rumore. E avendolo provato di persona posso dirvi che è davvero molto silenzioso e quindi utilizzabile anche nella stanza da letto durante le ore notturne. È possibile attivare l'oscillazione orizzontale e in questa versione è incluso il telecomando. C'è la funzione decrescendo e la possibilità di impostare un timer a 1, 2, 4 e 8 ore. Questa versione a piantana attualmente costa circa 90 euro e ricordo che io l'avevo pagata invece sui 120, quindi il prezzo nel tempo si è abbassato. Trovate il link nella descrizione del video, dove vi lascio anche quello della versione da tavolo, al prezzo di circa 50 euro, che però non ha il telecomando e non ha neanche le funzioni decrescendo e del timer. E anche questi 2 ventilatori da tavolo che vi presento adesso li ho provati e mi hanno conquistato. Tanto che uno l'ho tenuto per me e l'altro l'ho regalato a mia madre. Sono della MyCarbon e includono funzioni avanzate che vi sorprenderanno. I 2 modelli che vi consiglio sono questi. Il primo a 12 velocità è un design che lo fa assomigliare a un piccolo motore a reazione. Il secondo invece ha 4 velocità e una maggiore compattezza, ma non per questo meno potente e meno performante. Anzi, dovessi consigliarvene solo uno di questi, farei fatica a scegliere. Comunque, per il resto, le funzioni sono molto simili tra di loro. Tutti e 2 sono provvisti di telecomando e hanno la funzione del timer per lo spegnimento automatico. Posseggono entrambi interessanti modalità. La prima è quella classica, dove scegliamo le velocità di rotazione. Poi c'è la funzione Natural, nella quale questi fantastici ventilatori producono una piacevole aria che oscilla di potenza, proprio come fosse un vento naturale. E poi c'è la modalità notturna, nella quale i ventilatori producono una leggera aria riducendo il rumore al minimo. E posso dirvi che anche loro sono molto silenziosi e quindi molto adatti ad alleviare i fastidi della calura durante il sonno senza disturbare. In questi ventilatori abbiamo 2 modalità di oscillazione, orizzontale e verticale, che possiamo anche azionare insieme, garantendo così la massima circolazione dell'aria all'interno della casa. Questi 2 costano dai 75 agli 85 euro e trovate i link nella descrizione. Passiamo adesso ad un ventilatore a torre che ha attratto la mia attenzione da subito per il suo design moderno e avveniristico. Ma chiaramente non solo per questo. Infatti questo ventilatore della Klarstein è versatile e ha molte funzioni interessanti. E anche 3 potenti rotori a 4 pale che possiamo azionare anche singolarmente, consentendo così una variabilità nel flusso di aria. È compreso un comodo telecomando, ha 9 velocità differenti tra cui scegliere e la possibilità di azionare l'oscillazione automatica orizzontale, che riesce a coprire un'ampiezza di 80 gradi. Oltre a questo ci sono interessanti modalità avanzate, ad esempio quella silenziosa, comoda di notte,
la possibilità di impostare un timer di spegnimento e anche qui troviamo la modalità natural. Il suo colore nero lucido lo rende anche molto elegante. Costa 120 euro circa, link in descrizione. E invece quando sei lì sulla tua scrivania, in quella stanza calda dove non passa un filo d'aria, che fare? Non star lì a spostare in continuazione i tuoi ventilatori per tutta la casa, ma piuttosto prendi un mini ventilatore USB come questo che ti presento ora. Costa circa 12 euro ed è uno dei più venduti su Amazon con ottime recensioni. Ha un design sobrio ed è molto efficace nell'offrire sollievo nelle corte distanze. Ha un rotore con 4 pale e un singolo tasto di accensione. Naturalmente il suo consumo elettrico è ridottissimo, prende l'alimentazione dall'USB del computer o anche tramite un power bank. Così te lo puoi portare dove vuoi, anche nel bagno. Trovi il link all'offerta in descrizione. Ed ecco un altro mini ventilatore che non ha bisogno di alimentazione esterna perché funziona con una batteria ricaricabile. Anche lui è vendutissimo e molto apprezzato dagli utenti su Amazon, dove lo trovate a 15 euro circa. Si può piegare in due per diventare ancora più compatto e portatile, tanto da stare comodamente in una qualsiasi borsa. Possiede 3 velocità di funzionamento e la sua batteria è da 2600 mAh. E consente un'autonomia fino a un massimo di 10 ore con la velocità 1 e invece di 3 ore se utilizziamo la terza e più potente velocità. Grazie al manico è possibile tenerlo in mano e orientarlo a piacimento, mentre richiudendolo il manico fa da stand, grazie al quale possiamo utilizzarlo ad esempio anche poggiato su una scrivania. Da avere assolutamente anche lui, link in descrizione. E adesso l'ultimo modello che vi presento è per chi cerca una potenza maggiore. Infatti questo ventilatore della Branson, chiamato anche macchina del vento, con i suoi 120 watt e i 1450 giri al minuto è in grado di spostare un'enorme quantità di aria, generando così un forte vento. E quindi è ottimo anche negli ambienti molto grandi come le palestre, saloni, hall di alberghi, terrazzi, verande e via dicendo. O semplicemente a casa per avere una forte circolazione dell'aria. Possiede 3 livelli di potenza, il diametro del ventilatore è di 50 cm, mentre quello delle pale è circa 45 cm. Grazie al suo supporto rimane ben stabile sul pavimento e possiamo regolare liberamente l'angolazione verticale. La versione che vi presento ha una colorazione rame che gli dà un aspetto retro davvero irresistibile. E il suo costo è poco meno di 70 euro. Bene, eccoci arrivati alla fine anche di quest'altra guida di Digital Best per i migliori ventilatori. Vi ricordo che trovate tutti i link alle offerte selezionate da me qui sotto nella descrizione del video. Lasciate un bel like, condividete e mi raccomando, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, attivando anche la campanella delle notifiche per non perdervi nessuna delle prossime novità. Un caro saluto a tutti e alla prossima, ciao!